Ricordate quei grandi eventi come quei grandi concerti prima del Covid-19? Ecco, all'interno di quest'ultimi l'elemento preponderante è sempre stato l'audio, perché infatti è proprio questo che ne determina la riuscita o meno di questo grande evento in base alla qualità percepita. Purtroppo però, come sapete, durante questo periodo emergenziale anche il settore audio ha subito delle ripercussioni, sia per quanto riguarda il mercato di riferimento che per quanto riguarda tutti quei servizi e quei progetti che chi lavora in questo comparto ha dovuto reinterpretare in base al periodo negativo in cui viviamo. Come l'azienda italiana che stiamo per andare a conoscere, la K&Ray, insieme al suo marketing manager Andrea Torelli. Venite con noi. Ci troviamo all'interno dell'azienda K&Ray e siamo in compagnia del direttore marketing Andrea Torelli. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. Allora Andrea, la prima domanda che ti faccio è proprio sull'azienda K&Ray, cioè che dal Mugello ha conquistato il mercato internazionale dei sistemi audio, abbinando l'alta qualità ovviamente del suono a un design tecnologicamente avanzato. Vogliamo parlare e far capire anche ai nostri amici a casa di quello che è K&Ray? Parlare della storia di K&Ray vuol dire parlare di una storia che ha origini a Fiesole, nonostante il nome suggerisca altre provenienze, ma invece è proprio nata a Fiesole, quindi nel contesto fiorentino, e si è poi nel corso degli anni sviluppata e diffusa in tutto il mondo. Quindi da qua progettiamo, sviluppiamo e commercializziamo tramite una rete di distributori di 40 in diversi paesi. Andiamo a vendere i nostri prodotti con una grossa fonte di valore made in Italy, ancora di più made in Tuscany, che ci contraddistingue. Allora, inizialmente possiamo dire che l'azienda non era ancora vocata agli inizi alla produzione di prodotti, ma erano proprio aziende di servizi. Erano i fondatori Carlo Tatini, Alessandro Tatini e Massimo Ferrati, e hanno fondato nel 1990 HP Sound Equipment, che adesso è l'SPA che è a capo dell'intero gruppo nostro e quindi esiste ancora, ma avevano una vocazione proprio di servizio, quindi allestitori di concerti, palchi, auditorium, cinema. E nasceva l'esigenza di avere dei prodotti che aiutassero a fare questo mestiere qui in un modo più semplice, perché è un lavoro, se si vuole, anche faticoso, perché monta, smonta in tempi brevissimi, certo. Porta anche da un punto di vista logistico, trasporta i furgoni, gli impianti. Quindi cercavano di ritrovare delle caratteristiche nei prodotti che purtroppo nel mercato non c'erano. Quindi iniziarono a sviluppare dei prodotti congeniali per ottimizzare al meglio. E quindi nasce così, con la vicinanza e la compartecipazione alla sofferenza anche di questo lavoro, cercando di risolvere il più possibile i problemi che queste persone quotidianamente hanno. Le caratteristiche dei prodotti che hanno poi portato il successo a K&Ray come marchio nel mondo sono proprio la compattezza, per l'appunto, e l'alta dei vari vostri prodotti e l'alta efficienza. Quindi tutto, certo, si basa su un ridurre al minimo gli spazi, gli ingombri e i pesi. Tutte queste caratteristiche poi hanno portato a sviluppare un catalogo più completo, che non si occupa soltanto di dare applicazioni, di portare soluzioni e applicazioni nel mondo degli eventi, ma anche in mondo più architetturale. E devo dire, certo, sì, che l'apprezzamento in ambito architetturale di questa compattezza e discrezione di tecnologia da installare ha avuto quasi più successo che nell'area live, sebbene quello sia il mondo da cui proveniamo. Ecco, quindi ci siamo affezionati, la musica ci piace, sì, certo, siamo Andrea, al teatro quello alla Scala installati, infatti, quindi non ci siamo dimenticati di quella parte lì, e neanche il mondo da cui proveniamo ha dimenticato chi siamo, certo, noi. Certo, Andrea. Analizzando il mercato invece di riferimento audio, visto che siamo in questo periodo di emergenza sanitaria, in che modo l'impatto della pandemia da Covid-19 ha inciso e influito sul vostro rendimento e quindi sul vostro settore? L'impatto l'abbiamo sentito, si sono fermati tutto quel comparto di intrattenimento, spettacolo,
che comunque sia, come ho detto prima, continuava a essere parte del nostro business e a cui eravamo tanto legati. Tra l'altro eravamo proprio in procinto di produrre e di presentare dei prodotti nuovi per quel mercato lì, ci siamo dovuti un po' riadattare al volo. Siamo stati fortunati che negli ultimi anni abbiamo speso tanto nel cercare di comunicare l'importanza del suono anche a architetti, designer e a chi installa in ambienti architetturali, e quindi diciamo che il core business, mi tocca usare queste parole anglosassoni, era, per fortuna, si era spostato e quindi era quasi un po' più sbilanciato verso l'architetturale rispetto che al mondo del live, degli intrattenimenti. Quindi, diciamo, rispetto a tanti altri nostri competitor, anche molto più strutturati di noi, che però hanno sofferto ancora di più, certo, questo momento difficile. Certo, ecco. Chiaramente è un momento che comunque sì, ha portato stimoli anche produttivi. Sicuramente, sicuramente. È un modo per ripensare a qualcosa di nuovo anche per il futuro. Certo. Ecco, a proposito del futuro, per quanto riguarda un vostro progetto, una vostra creatura che è Musica in Giro, che proprio è stato reso attivo proprio nel periodo di emergenza sanitaria. Un progetto incluso nell'estate fiorentina che ha portato la musica nelle strade di Firenze, quindi del capoluogo toscano, con un veicolo elettrico. Ecco, vogliamo parlare di questo? È stato un segnale forte, volevamo dare un momento di immobilità e di difficoltà per tutto il comparto dello spettacolo, dell'intrattenimento e della cultura. Quindi teatri chiusi, concerti che non si potevano fare, musicisti a casa che suonavano dai balconi. Stefano, che è mio collega e che è vicepresidente delle vendite, Stefano Zaccaria, e insieme a Luigi D'Amico, che poi è quello che poi è titolare poi di questa iniziativa, e ci è venuto in mente di creare un qualcosa che portasse la musica alle persone, cioè invece di andare a teatro, visto non era possibile, era il teatro che si recava dalle persone. E quindi creare una specie di street parade dove la musica che veniva riprodotta effettivamente in tempo reale e in diretta da un teatro, però a un teatro a porte chiuse, certo, nella fattispecie a agosto o a fine luglio, non mi ricordo quando è stato, era il Teatro Verdi con l'orchestra della Toscana, condotta da Beatrice Venezzi. E quindi c'era questo teatro quasi vuoto, l'orchestra invece al completo, veniva trasmesso in diretta su streaming e portato a giro su due percorsi cittadini diversi, su due mezzi. I mezzi erano stati dotati dei nostri sistemi audio potenti, il più possibile, però la compattezza anche lì ha aiutato, alimentati a batteria, tutto era elettrico, quindi anche un aspetto, se vogliamo, green, in un momento così difficile, quindi riportare all'attenzione la cultura che in quel momento stava un po' mancando. Ecco, lo farete anche quest'estate? Io mi auguro di sì. Abbiamo creato la tecnologia per farlo, Musica in Giro ci ha aiutato a promuoverla molto bene, e poi si spera anche che gli artisti possano accogliere questa come un'opportunità diversa per rientrare in scena in qualche modo. Certo, ora andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Ben ritrovati, grazie per essere ancora in nostra compagnia, siamo qui all'interno dell'azienda K&Ray e siamo sempre in compagnia di Andrea Torelli, Marketing e Communication Manager. Senti Andrea, la qualità del suono è la qualità della vita, questo è lo slogan che si trova all'interno del vostro sito, come all'interno del vostro sito si trova anche un'accademia, la K Academy. Quindi vogliamo parlare anche della K Academy in relazione alla frase la qualità del suono è la qualità della vita? Sì, è una relazione strettissima infatti. E questo ancora di più con il discorso pandemico ha portato in noi, nelle nostre coscienze, maggiore sensibilità. Cioè, siamo fortemente sempre più convinti
che il suono comunque sia impatti le nostre vite costantemente, è un senso predominante, entra in relazione con le nostre vite e con quello che facciamo costantemente. Ci sono studi che dimostrano, e questo la Key Academy è brava a raccontarla, e a divulgarlo. A divulgarlo, che l'udito ci porta a percepire certe situazioni come gradevoli o sgradevoli, come produttive o improduttive. Ecco, guardando invece al futuro, avete delle idee, dei progetti in cantiere? Le idee dei progetti, sicuramente noi sempre rimaniamo in tema, è sempre di quello che abbiamo appena detto, dell'audio che deve essere parte ed è effettivamente parte integrante della vita di tutti i giorni delle persone, ecco, dare maggiore centralità all'audio anche negli ambienti privati, per esempio, perché l'ambiente privato, a seguito anche di questa pandemia, ha incrementato chiaramente la sua importanza. Certo. In casa facciamo tutto, è sempre di più un ambiente multifunzionale. Noi ci piacerebbe portare dei pacchetti sempre di più, di soluzioni di sonorizzazione complete, non soltanto la tecnologia, ci piacerebbe appunto portare tecnologia e contenuto adatto all'attività che deve essere svolta in quel contesto lì. Certo. Ora Andrea, è possibile invece continuare il nostro viaggio all'interno del mondo dell'audio professionale guardando un po' le varie sale, come è composta Key Array, anche per capire meglio come è strutturata l'azienda? Assolutamente sì, vi mostro tutto e possiamo partire proprio da questa sala. Ci abbiamo un palco là, che è un luogo dove quando era possibile facevamo anche eventi live. Avviciniamoci, vi mostro un po' tutte le funzionalità. Perfetto. Allora, ci troviamo nella Key Hall, che è uno spazio polifunzionale, è un'area di test, chiamiamola così. È però il posto dove le persone che entrano in relazione con noi hanno la prima esperienza d'ascolto, perché è tutto bello, presenti dal catalogo, ti vedono sul sito, però certo, manca sempre la parte fondamentale, ascoltare i nostri prodotti. Questo è l'ambiente dove queste cose accadono. Cioè si fanno ascoltare. C'è un palco non a caso, perché in momenti in cui lo potevamo fare, una volta in mese, con spirito filantropico, diciamo così, ospitavamo a titolo completamente gratuito tra gli 80 e 100 persone, questo è diventato uno spazio anche per il pubblico spettacolo, di musica selezionatissima, band in genere del contesto fiorentino, di un certo livello. Certo Andrea, possiamo ascoltare qualcosa. Allora, il primo ascolto può essere su un oggetto che è veramente poco prevedibile, cioè se iniziamo a far riprodurre musica da questo oggetto, pochissimi si accorgono, riescono ad identificare che cos'è che sta suonando. Io pregherei di far partire un po' di musica, poi dal video non si sentirà, però... Quello che abbiamo sentito adesso, poi chiaramente attraverso i microfoni e le riprese non possiamo apprezzare la qualità e l'energia, è uno speaker flessibile e mi viene da dire il primo al mondo in un concetto di modularità che mi permette di avere una diffusione sonora lineare lunga anche fino a 64 metri. Con questo prodotto che nasce dall'idea di risolvere un problema che c'è spesso nei teatri, che è relativo alle prime file. Questo è un elemento che, qualsiasi sia la forma del boccascena, riesce ad adattarsi sulla superficie e a garantire la stessa esperienza d'ascolto a tutta quanta la fila. Certo, e non ingombra. Questo non ingombra. È possibile rimettere la musica per riascoltarla di nuovo da questo oggetto che è l'Anaconda? Anaconda. Vi assicuro che dal vivo è veramente fenomenale anche la qualità, cioè c'è veramente tanta qualità all'interno. Abbiamo ascoltato la musica dall'Anaconda e ora invece ci siamo spostati un po' più in qua, perché io vedo, Andrea, dei pannelli molto grandi e penso che diano una scarica, tra l'altro, di adrenalina pazzesca, perché comunque c'è una musica sparata veramente a mille. Dimmi te. Sì, qui siamo davanti infatti alla parte di palco allestita con
i prodotti da concerto e da tour, quelli tra l'altro appunto che ci legano tanto alla nostra cultura di partenza. E tra l'altro sono stati protagonisti in tour di grandi artisti anche di recente, oltre ad aver fatto nell'ultima edizione da sponsor a supporto dei nostri clienti che allestivano il concerto del 1° maggio, e con quasi un guanto di sfida siamo riusciti a coprire l'intera piazza di San Giovanni utilizzando anche questa colonna, un sistema estremamente contenuto da un punto di vista di, delle dimensioni. Sì, delle dimensioni, ma altamente performante. Certo. Perfetto, e mi dicevi però che c'è anche qui, sì. il fratello minore, ma proprio minore. Perché... Allora, sull'idea, anzi forse è nato più il contrario, forse è nato prima questo, ecco. Di quello. Questa è l'idea di speaker da installazione nostra per eccellenza, è la Lizard, è un altro rettile. E si tratta di una barra di alluminio fresata, tutto prodotto in zona, con quattro altoparlanti miniaturizzati da mezzo pollice. Abbiamo fatto tutta l'installazione del Gucci Museum a Firenze Centro. Perfetto, ecco, ora che abbiamo visto un po' a livello generale, ora invece ci spostiamo dove? Allora, adesso mi sposterei nella parte dove questi prodotti vengono pensati, progettati e disegnati. Perfetto, andiamo. Qua siamo in compagnia di Martino e Andrea, in questo momento stanno disegnando alcune componenti meccaniche. E loro, oltre ad essere disegnatori meccanici, prestano anche il loro senso estetico, perché svolgono anche la funzione di designer alla fine, perché sono loro, insieme interfacciandosi con noi, con la proprietà, a decidere quali sono le linee estetiche da dare a un prodotto in relazione anche alla funzionalità. Da qui vi presento anche tutti gli altri reparti, adesso ci sono dei lavori, quindi non è facile accedervi, ma l'R&D della nostra azienda prevede sia questo ufficio di disegno meccanico, ma anche un ufficio di ingegneri elettronici che progettano tutta la parte di schede elettroniche che vanno dentro gli amplificatori, e poi una parte di softwareisti, quelli che chiaramente sviluppano il software di gestione dei nostri sistemi. Perfetto Andrea, da qui invece dove ci spostiamo ora? Io mi sposterei nella parte di ingresso, quindi facciamo il percorso inverso. E concludiamo con la parte dove accogliamo generalmente i nostri ospiti. Perfetto. Qui siamo nella parte d'ingresso dell'azienda. Siamo nella parte d'ingresso e l'accoglienza, diciamo che è un valore a cui noi teniamo molto, anche perché dovendo distribuire in tutte le parti del mondo un prodotto di fascia alta, e l'accoglienza toscana con tutto quello che ne comporta, è un tratto culturale marcatissimo, aiuta tra l'altro anche nelle vendite, perché è portatore dei valori nostri. E quindi chi arriva qui viene accolto con un caffè erogato da una macchina da caffè della Marzocco, e con la miscela della torrefazione Mocarico, e viene accompagnato poi in sala da pranzo, dove spesso viene fatta la bistecca della macelleria locale, con i coltelli dei coltellinai maestri qui di Scarperia. Quindi facciamo compiere questo percorso attraverso i saperi artigianali e dei prodotti culinari locali. Certo. Grazie mille Andrea di essere stato con noi e di averci fatto anche da tour all'interno dell'azienda K-Ray. Grazie a voi di essere venuti, esservi interessati a quello che facciamo e nel modo con cui lo facciamo. E quindi ora ti invito anche a apprezzare quello che c'è fuori dall'azienda, che abbiamo la fortuna di vivere quotidianamente di fronte a un bellissimo parco. Adesso sta fiorendo perché la primavera sta iniziando a bussare, è anche un'occasione anche per respirare un po' di aria pulita. Certo, grazie ancora Andrea. Alla prossima, ciao.
La pandemia ha avuto un grande impatto anche sul settore audio, con pesanti previsioni, sia di breve che di lungo periodo, per la crescita economica e l'attività di business nella regione EMEA, Europa, Medio Oriente e Africa. Ma la ripresa è in vista, anzi, è già iniziata. Secondo l'Associazione dell'Esperienza Audiovisiva Integrata, AVIXA, infatti, nel 2021 la crescita per il comparto di riferimento nella regione EMEA supererà di molto l'espansione dell'economia della regione, con una crescita media pari al 5% nei prossimi anni. Inoltre, in Europa, il settore audio sta avendo una crescita esponenziale, soprattutto nel mercato dei media e dell'intrattenimento, dovuto al consumo di contenuti digitali, aumentato molto in periodo di pandemia, che ha comportato una produzione e distribuzione di servizi, attrezzature e software che le stesse aziende come K-Ray, specializzate nello sviluppo di soluzioni e impianti audio di piccole, medie e grandi dimensioni, possono erogare. Una valvola di sfogo per queste realtà imprenditoriali che in periodo di emergenza sanitaria hanno saputo ideare nuove soluzioni e sistemi home audio sempre più performanti e inclusivi. E io vi ringrazio per averci seguito in questa nuova avventura e vi do appuntamento alla nuova puntata di Usce Bottega, un viaggio itinerante all'interno delle aziende toscane ai tempi del coronavirus.